Welcome back to Tompadour TV and to the third segment of this first program of the series Poesia e Musica. Now Mariano Corena will begin the introductions of our guest poets and writers with Lino Concas. E a questo punto mi sembra che Tom entri tu in scena. Allora incominciamo a chiamare i poeti. E allora questa volta il primo, tocca proprio a Lino Congas. A voi, Lino. Ho raccolto alcune poesie da questo ultimo libro, Il mio uomo. Questo libretto è stato pubblicato, come si diceva, in Spagna, da un editore spagnolo nella colonna El Terro del Poeta. Come sia arrivato in Spagna, non chiedetemelo perché non lo so nemmeno io. Già nei precedenti volumi, su 10 pubblicati, ben 5 hanno il titolo L'uomo, L'uomo a metà, L'altro uomo, L'uomo del silenzio, L'uomo della metropolitana, è il mio uomo. Non perché voglio esprimere i caratteri fisici dell'uomo, ma per una ragione semplice. Come diceva un grande filosofo Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose. È lui che elabora giudizi, controlla, afferma, nega, in un'attività di analisi, di sintesi e di composizione. È da lui che nascono le opposizioni e le contraddizioni, il bene e il male. La poesia non può essere e restare ferma e non tener conto di tutto questo. Penetra nelle coscienze e ne elabora i sentimenti. Il mio uomo, col suo titolo, vorrebbe far pensare a un'autobiografia poetica. È vero che in questa poesia ci sono quadretti di vita personale, ma anche questi fanno parte della psicologia dell'uomo. Ma accanto a questi, è l'uomo che esce da se stesso, si incammina su strade, paesi e città, trova altri uomini, trova paesaggi nuovi, illusioni e delusioni. Così si pone delle domande. Perché io rido se gli altri piangono? Perché la guerra e non la pace? Perché il dolore e non la gioia? Perché la morte e non la vita? Lasciando a questi perché, sempre dal lato peggiore della realtà, ci troviamo anche un senso di speranza, e l'uomo va alla ricerca della sua speranza. Thank you.
you've enjoyed this first program of the series of Poesia e Musica. There are 6 programs, so stay with us and enjoy the ride.